12 e 28 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ancora qui in diretta su Milano All News per raccontare la nostra città, i protagonisti della nostra città. E quest'oggi parliamo di musica, lo facciamo raramente qua a Good Morning Milano, quindi sono contento davvero di avere quest'oggi qui con noi parte di una band, e poi capiremo perché parte di un collettivo musicale e vi rispetto parte, poi capiremo perché solo una piccola parte. Stiamo parlando di Alberto, Emma e Andrea, buonasera, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Dei Def Cacchi Ciampi. Correttissimo. Yeah. Ho scritto come si pronuncia di fianco apposta per essere sicuro di non sbagliare. Dicevo, una piccola parte, piccolissima, perché è un collettivo di 18, esattamente, 18 artisti, strumentisti, cantanti, cantantesse, di tutto avete detto, no? Poi mi spiegherete meglio appunto oggi, perché vogliamo conoscervi, sapere appunto cosa fate, da dove arrivate, quanti siete. E appunto iniziamo con appunto Def Cacchi Ciampi, un nome abbastanza impegnativo, e devo capire da dove arriva questo nome. Questa è una bella domanda che ci fanno in tanti, chi vuole rispondere, chi vuole l'onore? Diciamo che ci siamo divertiti ad assemblare un nome strano una volta per caso, perché tutti veniamo dalla Civica di Milano, eravamo lì a chiacchierare e qualcuno è saltato fuori con una cosa assurda per cui i nomi di gruppi di successo hanno dentro un difetto fisico, il nome di un frutto e il nome di un presidente. E quindi da qui è venuto fuori Def Cacchi Ciampi, che ha detto è un nome dadaista, di per sé non ha senso, però ci è piaciuto, l'abbiamo tenuto molto semplicemente. E vi ha portato fortuna sicuramente, perché insomma ormai da quanti anni che siete sulla scena e insomma so che avete fatto un bel percorso nel frattempo. Sono quasi 4 anni che suoniamo tutti insieme, gente che se n'è andata, gente nuova che è arrivata, però alla fine riusciamo sempre a mantenere questa forma di super collettivo e sono quasi 4 anni che la gente non si ricorda come ci chiamiamo e grazie a questo ci va a cercare e riceviamo un po' di consenso in più rispetto importante. A noi. Guardate, credo che sia invece ricordarsi quando vi viene a sentire, poi quindi dover tornare ad ascoltarvi. 18 elementi, allora qui giusto, Alberto tu sei tastierista, giusto? Quindi Alberto Mancini e compositore. Alle tastiere e compositore. Emma invece è una delle voci o la... Una delle 4 voci. Ah, 4 sì, voci, perfetto. Invece Andrea D'Aoglio al basso e abbiamo poi invece qui fuori, dietro le quinte, c'è anche Riccardo Salà al sax tenore, giusto? Sì, giusto. Giustissimo. Gli altri, chi manca? Nel senso, non fatemi l'elenco di tutti i 18, vi prego che... ma che tipo di ensemble, che tipo di collettivo siete? Beh, come ha prima accennato Andrea, volevamo nel gruppo tanti colori musicali diversi, quindi abbiamo 4 cantanti, abbiamo 6 fiati diversi tra sassofoni, tromba, trombone, flauto, poi abbiamo un percussionista, 2 batteristi, 2 tastieristi, 2 chitarristi e un bassista. E niente, questa è in sostanza molto interessante questa cosa dei colori, appunto, di dire voglio più possibilità possibili nel vostro collettivo. Che tipo di musica fate? Si può dire che tipo di musica fate oppure appunto fate la vostra musica? Si può e non si può dire. Esatto, diciamo che ultimamente c'è stato un critico musicale che ha detto che noi siamo precisamente nel jazz mainstream di oggi. Cioè la verità è che noi esploriamo tanti colori, a partire dal linguaggio jazzistico che abbiamo imparato a scuola sicuramente, però ci mettiamo veramente tante cose, a partire dalla musica classica al soul, alla musica latin, alla musica anche informale, improvvisazione collettiva, mettiamo veramente tante cose nella nostra musica, soprattutto nei nostri live. Quindi definire la nostra musica è particolare, però stiamo creando una nostra identità e che credo che sia riconoscibile e differente da quella di chiunque altro. Voi fate i pezzi vostri da sempre o avete fin dall'inizio? Sì, ci sono anche degli arrangiamenti che appunto ci sforna questo Andrea D'Aoglio qui alla mia destra, di brani non convenzionali, diciamo, per il nostro ensemble. Però di fatto poi
cioè tramite il riarrangiamento, l'arrangiamento è come se diventassero di fatto brani nostri. Ci calzano. Io direi che insomma la cosa peggiore che si può fare della musica è parlarne, e quindi direi che andiamo invece ad ascoltarcela, così vediamo tutto. Allora è l'ultima hit, giusto? Sì, che fa parte del nostro ultimo album, uscito a settembre 2017 ormai, no 2018, 18, scusate, 2018. Per cognizione, si chiama Stories, e appunto racchiude tre diverse storie, giusto? Che riguardano, diciamo, una riguarda la sfera emotiva interiore, il mondo interiore, uno è il mondo esteriore che ci circonda, e uno è il mondo, diciamo, quello dettato dalla creatività, dal mondo del... Andiamo ad ascoltare il brano, perché è appena uscito con il videoclip di questo brano. Sì, come si intitola il brano? Turn on the light. Turn on the light. Che vede protagonista la nostra cantante Emma. E allora, come fanno quelli bravi? Adesso possiamo ascoltare dall'album Stories della Def Kaki Ciampi, Turn on the Light. Prego regia. Quick, take a break, nobody out cares. This moonless town will hear your howl. No, on my dreams I won't sell out. Still, I feel we can stand out. Won't watch myself grow old and cry. Come help me, turn on the light. Holy fire.
E questa era Turn on the Light dei Def Kaki Ciampi dall'album Stories. Giusto, perfetto. Disannuncio, la radio è sempre la radio. L'abbiamo visto, un brano molto milanese, viene da dire. Decisamente, cioè, le location sono sicuramente milanesi, c'è un po' di parco Indro Montanelli, c'è un po' di viale Vittorio Veneto e dunque Lume, che è un... Quel pezzo, infatti, che avete visto verso la fine del videoclip, sì. quelle volte, quegli archi, no, lì sotto, era appunto Lume, che è uno spazio che mi stavi raccontando molto interessante. È uno spazio occupato universitario dove si promulga l'arte e la cultura in tutti i modi possibili e immaginabili, e qui noi siamo molto affezionati, anche perché il nostro primo live in assoluto, il nostro debutto, è stato nella vecchia sede di Lume, che era, come si chiama? Vicino alla statale. Vicolo Santa Caterina. Vicolo Santa Caterina. Okay. E dunque, insomma, Alberto un giorno è arrivato e ha detto: ho scritto un brano dedicato a Lume e al fatto che Lume continua a combattere per avere uno spazio dove fare quello che fa e farlo bene. E allora tutti molto contenti abbiamo deciso di montarlo, questo brano, e ne è uscito Turn on the Light, che è quello che avete visto. E niente, abbiamo voluto un po' dedicarlo, fare questa lettera d'amore anche attraverso il video, a dedicarlo appunto a Lume, a Milano, che comunque è la città che ci ha riuniti tutti quanti, perché noi veniamo un po' da tutta Italia in realtà. Noi come no, siete, come vi siete conosciuti, infatti, tutti quanti, tutta la squadra? E principalmente perché abbiamo quasi tutti studiato alla Civica Jazz di Milano, quindi grazie a questo fattore comune ci siamo incontrati. O conservatorio anche, sì. E abbiamo provato lì e si è costruito il gruppo, e da lì, con tanta fortuna e comunque anche un pizzico, insomma, di nostre capacità, siamo riusciti, siamo riusciti, insomma, a sviluppare questo progetto, e siamo molto contenti. Come risponde appunto la città di Milano a un progetto del genere, e comunque a uno scenario che credo sia abbastanza in fermento in questo momento, no? A sentire e vedere. Ma allora, noi abbiamo cominciato un po' sicuramente appropriandoci la possibilità di suonare live, perché essendo veramente così tanti, essendo una cosa che i locali o comunque gli spazi, quando dicevamo la nostra scheda tecnica, gli si drizzavano un po' i capelli. Abbiamo dovuto sicuramente metterci tanto di nostro per avviare l'attività live, però la risposta è stata straordinaria, cioè da subito siamo stati accolti come suono, come idee, come voglia di comunicare quello che vogliamo comunicare. Insomma, voi avete già fatto, diciamo, quel salto un po' più in là rispetto a molti altri gruppi che magari vivono ancora un po' troppo nell'amatoriale. Voi siete già riusciti ad arrivare invece a un livello professionistico finalmente, e a farlo quasi, credo, di lavoro, potremmo dirlo, no? Proprio. Sì, vabbè, diciamo che siamo tutti. Sì, ricchi non diventati, lo sappiamo benissimo. Siamo tutti abbastanza professionisti. In questo progetto, ovviamente, c'è molto altro dietro al mero discorso economico, sì. Nel senso che c'è innanzitutto un'idea di gruppo, un'idea di stare insieme con e attraverso la musica e creare qualcosa di insieme che non si potrebbe mai creare da soli, quindi è in sostanza un'idea, se vogliamo, musicale, ma se vogliamo anche sociale, che ci accomuna e che ci permette di cui siamo molto fieri, dare vita a qualcosa. Non è facile però riuscire a rimanere tutti insieme, è già difficile organizzare la partita di calcetto in 5. No, infatti. Cioè, immagino che riuscire a organizzare, è il motivo per cui non gioco a calcetto, peraltro. No, però immagino che insomma anche organizzarsi semplicemente per le prove, per poter muoversi, immagino, cioè, non deve essere facile, e soprattutto se 18 teste... Sì, infatti abbiamo le c'era leader, ho visto però un leader massimo nel videoclip, c'era un Kim Jong-un. No. È lui che decide tutto quello che avviene nel video, oppure cioè, lui era lì per caso. Ah, okay. Purtroppo, però è stato un corso accelerato di come gestire un gruppo. Esatto. Sì. No, lì volevamo fargli noi un corso accelerato di pace, amore e musica. Perché appunto gestire comunque 18 componenti, 18 teste, non farle come il caro leader, sì. Cioè, non è facile. Certo. Come riuscite? Ma molto semplicemente ci si divide le mansioni, come in una associazione, come in una società. È per quello che funziona, secondo me, soprattutto adesso lo stiamo facendo a massimo regime, perché comunque ci sono tantissime cose da gestire, da
non solo comporre, ma appunto organizza le prove, gestisci i social, che ormai sono, lo sappiamo, sono importantissime, tantissime altre cose, ognuno si prende una fetta. Poi però diciamo che oltre a questo c'è anche un lato molto più familiare, no? Certo. È come essere veramente una grande famiglia, quindi abbiamo veramente quei momenti di crisi cosmica dove ognuno si vorrebbe ammazzare. E... L'importante diciamo non far nascere comunque... correnti, che poi si no, esatto. Che, no, che però... spezzano qualsiasi diciamo, cosa. Diciamo che fino a quanto te trago, dicevi, ma, cioè basta appunto dividersi le mansioni come, tu hai detto, come un'associazione, come nella società, no? Sì, non è sì, così scontato a volte. No, certo, certo. Che... Poi ovvio c'è la voglia da parte di tutti comunque di voler partecipare, anche solo il fatto appunto di organizzare le prove, e comunque per tutti è comunque una priorità, cioè, o comunque gli si dà grande importanza a questo progetto, non è una cosa secondaria che fai, sì la faccio perché c'ho tempo, ma appena non ce n'ho la scarto, ecco. Se vogliamo ascoltarvi, so che fra poco c'è una possibilità appunto di vedervi live, giusto? Esattamente, per la prima volta siamo stati invitati da JazzMe a partecipare, tra l'altro siamo molto contenti perché ci hanno messo proprio in chiusura di JazzMe sulla cima del Pirellone a fare l'ultimo concerto della rassegna. E sarà molto bello perché saremo proprio con Milano sopra. Ai vostri piedi proprio. Esattamente. E sarà molto bello il 10 novembre per JazzMe. Ore 21 appunto, al Pirelli, diciamo. Sì, al Belvedere Enzo Iannacci, che è un posto straordinario, praticamente si vede veramente tutta Milano illuminata di notte ed è super. Il vostro album è comunque, si può trovare, come funziona? Dateci anche le coordinate per potervi seguire anche sui social. Certo, sui social network potete trovarci su Instagram e Facebook cercando Deaf Kaki con 2K, come avete scritto nella nostra banda superiore. E poi i nostri album si trovano su tutte le piattaforme digitali, si possono comprare, potete scriverci, immagino, se volete la copia. C'è ancora gente che compra i dischi? Sì. Ne abbiamo venduti veramente tanti. Sì. Ma dai. Anzi, tuttora, no, a parte i cachet dei concerti, con tuttora sono un bel introito per noi. Tanti poi per le nostre quantità. No, cioè, secondo me, mi piace sempre qua il fatto che quando arriva il conto poi bisogna dividere per 18. Cioè, questa cosa mi fa, dai, cioè, non avete per gli stagisti? Così non li dovete pagare tutti. Poi saluto la mia regia in questo momento. No, scherzo, sapete che mi danno giusto come funziona, quindi poi ve lo spiegheremo sempre. 10 novembre, ricordiamo appunto, al Belvedere Enzo Iannacci del Pirellone, in chiusura appunto del JazzMe, insomma davvero un momento importante. Altre, come si dice, progetti per il futuro? Sicuramente scrivere nuovi brani, abbiamo proprio voglia di lavorare musica nuova e a fare al più presto, insomma, un disco, un singolo. Nel vostro caso come nasce appunto la creazione di un brano nuovo? Arriva... Sembra che da adesso in poi abbiamo recentemente fatto una riunione tutti insieme in cui abbiamo deciso di cambiare molto il nostro modo di scrivere, per cui prima scrivevamo o io o Andrea, portavamo i brani e venivamo fatte poche modifiche. Okay. D'ora in poi sembra che tutti quanti parteciperemo molto di più alla fase di creazione, sia in fase preliminare sia in fase di prova, e il nostro sound sarà molto diverso da quello che è passato, però sarà molto più maturo, molto più inclusivo di tutte le anime che ci sono nel gruppo. Quindi, appunto, prima dicevi ci sono tanti colori ma tante anime anche, nel senso che appunto la maggior parte avete fatto appunto la civica di jazz, dicevate, no? Quindi c'è con l'idea appunto di diventare disoccupati a vita, ovvio. Però invece avete provato che non si può fare ancora, no? Non l'abbiamo provato ufficialmente, okay. Però diciamo che è una parvenza lontana. Questo è come diceva la famosa canzone, sono i messaggi per i padroni di casa, no? Quando dici no, sai, signora, posso pagare l'affitto, quindi fa vedere che invece no, certo. Così per quello, no. Questi anime, appunto, c'è cioè del jazz, poi cos'altro? Chi sono le anime dei guardi, c'è un flautista che ha passato tutta l'estate a fare a portare la gente in barca a vela, cioè il nostro percussionista, brava, grazie.
C'è il nostro percussionista che è passato 10 anni in Africa a studiare percussioni. Abbiamo due batteristi, uno che fa anche musica improvvisata e l'altro invece è super gomoso. Veramente, cioè, i cantanti appunto sono sia soul che anche altro, e veramente la cosa bella di questo gruppo è che potenzialmente riesce a dare voce a ognuna di queste anime. Dateci un buon motivo per venire il 10 ad ascoltarvi. Oltre a aver già sentito il pezzo, già quello mi sembra un buon e ottimo Ah, motivo. un buon motivo potrebbe essere quando è stata l'ultima volta che siete andati a un concerto e ne siete usciti sudati. Ok? I nostri concerti non si riesce a stare Quindi fermi. buttate via l'abbonamento in palestra e andate al Sì, concerto sicuramente l'esperienza live della musica è la cosa più importante, secondo noi. Certo. È giusto che lo viva anche il pubblico questo e che riscopri l'amore per la musica live e per la sua mutevolezza. E tu mi dici che il pubblico risponde bene a questo, ma cioè, tant'è che compri i dischi, ho scoperto questa notizia, quindi è già una Sì. notizia questa. Però appunto, cioè, i live, abbiamo visto anche prima dei filmati, c'è cioè, tanta gente. Sì, perché è un'esperienza reale, quindi direi che in quel momento non ci sono dubbi, se una cosa la stai vivendo e la vivi bene e accade qualcosa di bello, non puoi non rispondere, non puoi non accorgertene, quindi adesso non voglio essere autoreferenzialista e dire che No, siamo strafighi, però un po' sì, ecco, per cui però la risposta è questa. è semplicemente anche la dimensione in cui riusciamo ad Ad arrivare a esprimerci, meglio esatto. al pubblico. Ecco, Poi sì, no, non vai, vai. capita, diciamo, tutti i giorni vedere 18 musicisti suonare assieme, e non è la dimensione dell'orchestra, cioè non è che va a vedere un'orchestra classica o anche una big band jazz, è proprio un'altra dimensione. E ti arriva questo muro di suono che ti travolge, insomma, quella è la nostra idea. Insomma, diciamo che di motivazioni ne avete tantissime. Ricordatevi, il 10 di novembre al Belvedere Enzo Iannacci del Pirellone per la chiusura di Jazz Me, il concerto di Def Kaki Ciampi. Su dove vi possiamo trovare in rete? Appunto, beh, no, Spotify, iTunes, Facebook, sì, Instagram, dopo facciamo la prova con Alexa, gli tutte le chiediamo Alexa, piattaforme. facci ascoltare i Def Kaki Ciampi e vediamo se funziona, facciamo Yes, la prova. tutte Così. le piattaforme digitali, su tutte ci trovi. Perfetto, sui social anche immagino, secondo me. Sicuramente. Comunque trovate anche i link nei commenti a questa diretta. Ragazzi, grazie mille davvero, è Grazie stato bello a voi. conoscervi, sono molto curioso di venire a sentirvi live e di schiantarmi contro questo muro di Di musica, di suono. suono, come appunto dicevi tu, veramente un muro bello su cui schiantarsi, Decisamente. perlomeno. E davvero, grazie mille per essere qui con noi oggi. Grazie Grazie a voi a voi. ancora. Grazie a voi che ci avete seguito, come sempre, Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qui con voi per una nuova puntata per Live Milano, città metropolitana. Grazie mille, arrivederci e a presto. Ciao.